se più che altro perché avete fatto uno studio vuole... come ufficio rispetto a quello che potrebbe essere come si è configurato gestito da noi, se non sbaglio. Prego, dottoressa. Prego, senti qua, senti. Sì, funziona. Allora, riguardo al discorso dei costi, è chiaro che comunque un maggiore costo rispetto a quella che potrebbe essere la gestione condotta dal Comune già è nelle spese di gestione della società stessa, come lo è stato adesso. Poi ancora la spesa quella dell'IVA, perché anche il costo del personale che viene caricato in fattura subisce questo aumento dovuto all'IVA. E poi dico, come abbiamo detto, le incertezze, perché il punto fondamentale è appunto come andremo a gestire, non abbiamo mezzi, la liquidazione non è avvenuta, chi ci darà i mezzi indietro? Lato la società Ecologia e Ambiente, abbiamo le risorse per poterli comprare, per poterli noleggiare? No, come potremmo noi gestire questo servizio se le SRR non portano a compimento le gare entro il 31 dicembre? Perché le gare dovranno fare le SRR con le strutture, con la struttura centralizzata regionale. Quindi mega appalto, pacchetti per i vari comuni, i comuni dovranno stipulare i singoli contratti con l'aggiudicatario della gara, sicuramente gare con tempi lunghissimi per la complessità, per gli importi, per tutto. Quindi non lo so, io condivido perfettamente tutte le perplessità, diciamo. Consigliere Tominello. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Grazie dottoressa Di Fatto. Vedete, io di tutta questa vicenda ho chiari soltanto due cifre e due numeri, perché di altri numeri ben più importanti non ce ne sono sostanzialmente. E questi numeri sono 9.261 e 39. 9.261 sono gli euro che noi dovremmo versare come comune per far parte, diciamo, di questo calderone, che comprende per l'appunto 39 comuni, quindi ben oltre i 19 attuali. Ed è questo quello che mi preoccupa di più, perché di altre cifre, altre garanzie, in questa proposta non ce ne sono. Non ce ne sono, e la cosa è molto preoccupante, soprattutto per chi sa quali difficoltà questo comune già ora vive nella gestione, diciamo, ordinaria della raccolta dei rifiuti. Un comune come quello di Cefalù va in tilt non appena un mezzo si ferma, l'attuale Ecologia e Ambiente, non appena un mezzo si ferma per problemi meccanici, soprattutto nel periodo estivo. E qui da noi la stagione estiva, la stagione turistica dura anche 4-5 mesi. Quindi io sono molto molto preoccupato dalla prospettiva che la Regione, a cui la Regione obtorto collo ci costringe ad aderire. E a maggior ragione credo che dobbiamo difendere quanto già da noi pronunciato, aderendo appunto al documento predisposto dalla Conferenza dei Sindaci. Credo che quel documento vada ribadito con maggiore forza, visto anche, ripeto, la specificità del Comune di Cefalù. Io da questa tabella ricavo che noi siamo per quota, dopo Termini Imerese, il secondo comune. Termini Imerese pagherebbe una quota di 18 milioni, noi di 18 mila euro, scusate, noi di 9 mila euro. Quindi il problema ci investe in pieno e gravemente. Dobbiamo ribadire assolutamente la piena contrarietà di questo organismo, che rappresenta tutta la città. Dobbiamo farlo con forza, perché questa è una manovra
assolutamente come dire, che non tiene conto assolutamente, diciamo, degli interessi del territorio e dei problemi che il territorio vive. Anzi, questi problemi vengono dilatati da Alia fino a Resuttano. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Lombardo, prego. Mi rivolgo al sindaco. Noi da ora in poi, per tramite il suo intervento, signor sindaco, avremo un menu dei lavori che ci saranno, dei servizi che ci saranno resi, oppure compriamo così, firmando delle cambiali in bianco? Mi spiego. Cefalù ha delle necessità che vanno da maggio a settembre, perché c'è un surplus di popolazione per le presenze turistiche. In inverno ovviamente, diciamo, tutto ritorna ai minimi termini. Allora, io, per quello che è la mia esperienza, ho sempre visto arrivare una bolletta che, se non è stata di 3,8 milioni, sarà stata di 3,7 milioni, prima era 3,5 milioni di euro. Quindi dico, anche per il futuro arriveranno delle stecche, perché noi dobbiamo andare a pagare la sovrastruttura che si andrà a creare, quindi direzione, management, amministrazione degli amministratori delegati, macchine, trasferte, tutta questa situazione. Perché, dico, detto in parole povere, noi dobbiamo ridurre assolutamente questa spesa. A me del territorio non mi interessa un granché, a me interessa del mio territorio, dei miei concittadini. No, da questo punto di vista, prego, se posso, la legge migliora la gestione complessiva, perché, come ha detto benissimo la dottoressa Di Fatta, che ha integrato, vista la stanchezza della giornata, quello che io ho dimenticato, ci saranno dei contratti che sono contratti comunali. E il piano che va approvato, e va approvato da questo Consiglio Comunale, sarà un piano di servizi che il Comune approva e che poi verranno inseriti nella gara e nel contratto di affidamento. Lo stipendio, diciamo, e le spese di gestione dell'SRR non potranno essere paragonate a prima, perché nessuno prenderà stipendi, in considerazione del fatto che la SRR sarà gestita da sindaci, cioè la società verrà gestita da sindaci che non dovranno e non potranno prendere compenso diverso da quello che attualmente prendono, che viene stabilito dalla legge 30/2000 per l'effettuazione del mandato, l'espletamento del mandato. Per cui da questo punto di vista la situazione migliora, anche se vi devo dire che l'ambito è più ampio, per cui questa società, una società che chiaramente gestita da sindaci che non è che hanno competenze, i contratti sono contratti che di gestione individuali, cioè più che individuali, comune per comune, e lì il legislatore, che cosa dice il legislatore? Il comune, se non è soddisfatto della gestione del servizio, può chiedere alla società la revoca e la rescissione del contratto. Evidentemente questo bisogna dimostrarlo, perché non è che immediatamente uno può rescindere un contratto, deve fare le contestazioni e tutto il resto. Qual è la perplessità? La perplessità è sul passaggio. Vedete che per noi è terribile che da qui al dicembre ci dovremo trovare, oltre a gestire i guai che ormai conoscono pure i bambini, io vi devo dire che non vi voglio portare fuori strada, ma un bambino ieri sera 21:30 alla villa, che era con i suoi genitori, mi ha detto: sindaco, ma vero è che la mensa della scuola media non parte perché il comunale ha problemi di riccioli? Insomma, era un ragazzo di scuola media, insomma, forse della prima media, cioè che ormai questa difficoltà economica che ha il comune è entrata, è penetrata in tutte le famiglie, anche nei più piccoli. Oltre alle note difficoltà che noi abbiamo per la nostra situazione economica, noi saremo in grandissima difficoltà, perché da qui al mese di dicembre ci verranno chieste versamenti continui e un piano di rientro. Per come mi è arrivato ieri il piano di rientro, cioè venerdì, il piano di rientro per la discarica, dove mi si dice, bene, la discarica, grazie anche al Comune di Cefalù che ha versato altri 300.000 euro, ma anche gli altri comuni, ci ha riaperto i battenti, però noi dobbiamo rientrare in questo debito nei confronti della discarica, per cui il tuo comune deve versare 150-2000 euro per ogni mese per tot mesi. Oltre a questo, noi dobbiamo rientrare nel debito complessivo, e
Che cosa abbiamo chiesto alla Regione? Ma come ci viene incontro rispetto al fatto che noi ci troviamo ora con una scopertura di 4 milioni e mezzo circa, di cui 1,6 i debiti fuori bilancio? È vero che i debiti fuori bilancio sarà stata colpa del Comune, che non ha fatto i preventivi giusti, tutto il resto, ma al di là delle responsabilità politiche e anche contabili di quel periodo, c'è una situazione che da qui a dicembre noi non possiamo assolutamente gestire, non possiamo andare in... Cioè l'ATO ci verrà... Allora, qual è la difficoltà? Il periodo che ci vede, cioè le difficoltà che ci vedono, come faremo a chiudere la vecchia società. Come diceva bene la dottoressa Di Fatta, l'avevo annunciato pure io, il fatto che le gare non potranno essere, la stessa Regione, lo stesso capo di gabinetto che ha partecipato alla Regione ci dice che le gare non potranno essere bandite se non prima dei 4-5 mesi di maggio-giugno dell'anno prossimo. Cioè le gare si faranno a luglio-agosto. Allora, fino a luglio-agosto, il nostro comune, nel nostro comune come in tutti gli altri comuni, chi continuerà? Si faranno due righe di legge e si daranno gli ATO che attualmente gestiscono, continueranno a gestire fino a quando le nuove... Può anche essere questo, con tutte le difficoltà però che hanno gli ATO, perché gli ATO per continuare a gestire, vi dico l'ultima cosa e poi concludo, il Presidente Norata mi diceva che la banca che ci fa credito in questo momento ha chiesto immediatamente di rientrare, perché siccome sa che la nostra società è in liquidazione e che chiude i battenti al 31 dicembre, non ci vuole più fare credito, perché sa che... perché ci fa credito? Perché c'è una gestione, sono le fatture dei comuni, gli incassi, ma si sa che se la società chiude ci vuole immediatamente, vuole che si rientri. Ecco perché tutta questa incertezza di percorso, di questo passaggio, fermo restando che rispondendo alla domanda del Consiglio Lombardo, noi altri ci approveremo un nostro piano operativo comunale che terrà conto che in estate, come abbiamo visto, abbiamo bisogno di servizi particolari e mirati puntualmente, fermo restando che c'è poca collaborazione da parte di tanti cittadini o di pochi cittadini, vorrei dire, che ancora non sanno che c'è un numero verde per la raccolta degli ingombranti, che non si buttano le cose per strada perché c'è chi le deve raccogliere, che le cicche bisogna recuperare anche qualche contenitore e tantissime altre cose. Ma fermo restando questo, noi altri abbiamo la necessità di evitare che il nostro servizio sia sempre più costoso, dunque faremo un programma mirato, ma noi le difficoltà le abbiamo perché il nostro territorio è molto vasto, per cui non possiamo rinunciare a fare una raccolta mirata nelle periferie, dobbiamo fare una raccolta precisa, lo stabilirà il Consiglio Comunale, ma precisa, fatta in più ore durante la giornata del corso Ruggero. Io ho sollecitato il Presidente Onorato, per quello che resta, di intraprendere subito di nuovo la raccolta differenziata, perché noi non possiamo avere numeri che sono veramente ridicoli di raccolta differenziata, per quello che resta di gestione del lato, ma noi non possiamo far abituare le persone che non si fa la raccolta differenziata. Per cui piano operativo comunale ci sarà fatto, sicuramente gli stipendi non ci saranno perché la gestione verrà fatta dai sindaci, i costi di gestione generale della società ci saranno sempre, perché non possiamo pensare che non ci sia un ufficio, che non ci siano... I costi che purtroppo non sono chiari è quello che ha detto poco fa il consigliere Barranco, che fine farà il personale, perché il personale va salvaguardato, è evidente, ma il personale è il costo maggiore. Noi, lo dicevi benissimo tu poco fa Mauro, noi avevamo all'inizio 15 persone più 10 lavoratori socialmente utili, poi siamo arrivati a 50, ora siamo a 46-47, con i contratti della Federambiente, che sono contratti molto costosi rispetto a un contratto di un dipendente degli enti locali. Vi faccio un esempio: un dipendente degli enti locali massimo può arrivare a prendere un 1.100-1.200 euro, il dipendente della Federambiente con il contratto di Federambiente può arrivare a prendere anche 1.700-1.800 euro, per cui queste sono le differenze, più quelli che sono oneri aggiuntivi. E per cui alcune cose si risparmieranno, altre verranno decise dal nostro comune. È evidente che per noi fare una raccolta di un paese turistico abbiamo bisogno di servizi fatti per bene, che nemmeno l'ATO in questo momento assicura, perché noi abbiamo bisogno di servizi fatti più puntuali rispetto a quelli odierni. Pensate che ogni mattina la mia prima telefonata che io faccio alle 7:30 è ai dipendenti ATO, e tutto quello che durante la giornata, molti di quei minuti che sono a disposizione della città sono spesi per parlare con i dipendenti ATO, più che altro con i caposquadra dell'ATO, che io ringrazio anche pubblicamente. Prego, consigliere Barranco. Al microfono, consigliere Barranco. Vuole...
mettere in votazione un intervento, perché altrimenti mi allargherei in tantissime altre cose che non ho detto già prima. Già sognolato. Sinceramente non potrei darle questa possibilità. Io desidero che quello che ha detto il sindaco poco fa, in questa sospensione della seduta ci riuniamo e lo mettiamo nero su bianco in un documento. Noi siamo il secondo polo turistico della Sicilia, siamo Cefalù e siamo, penso, ognuno di noi cefaludesi orgogliosi. E non è possibile che il sindaco di una città come Cefalù, con tutti i problemi che ci sono, è costretto tutte le mattine andare in giro e a raccomandare a questo personale che deve fare il proprio dovere e il proprio lavoro. L'ho visto anche io, signor sindaco, fare questo. E non è che questo lo sto dicendo perché è un demerito, può essere anche un merito. Però è anche vero che noi dobbiamo fare rilevare alcune cose fondamentali. Il sindaco un momento fa diceva il presidente Norata che non è più presidente. Così, consigliere Barranco, l'intervento lo sta facendo. Allora. Lei mi spinge a parlare, se non ci fermiamo e facciamo quindi se io parlo e facciamo il documento, va bene. Io parlo, mi dica, mi scusi, è un commissario liquidatore. Da 2 anni lui avrebbe dovuto liquidare questa società assieme ad altri commissari liquidatori che non hanno fatto il loro dovere. Tutti. E quindi ciò che significa? Significa che la colpa è della politica e soprattutto di quella politica regionale politicante che in questo caso, le devo dire, signor sindaco, pende più dalla sua parte e non per dargli una colpa a lei. Purtroppo è il Partito Democratico che ha gestito questo. Non per darle questa colpa. Consigliere Barranco, quindi, se lei, come dobbiamo ricondurre, lei chiede di mettere in votazione, scusi, come consigliere Barranco, ricondurre chiede di mettere. Signor sindaco, mi scusi. Signor sindaco, consigliere Barranco, lei sta chiedendo di mettere in votazione la sospensione della seduta. Perfettamente. Va bene, gliela metto subito ai voti. Allora, signori consiglieri, sulla sospensione proposta dal consigliere Barranco, chi è favorevole alzi la mano. La seduta è sospesa per 20 minuti. Perché conosco i vostri tempi, non mi fate dire 15 che poi sono 20 e 25, quindi per 20 minuti, chi ne vuole, c'è una copia qui del documento che è stato votato il 9 agosto.